spirito di servizio, mettendo a disposizione di una battaglia in cui credo impegno, passione e determinazione. Siamo in compagnia del dottor Pietro Butame. Il 6-7 giugno si vota. Io leggo: sii artefice del tuo futuro e di quello del tuo paese. Vota e sostiene la nostra lista, La Svolta. Io prima di tutto ringrazio voi per essere venuti in questo momento particolare del mio paese, a cui sono attaccato fin dalla nascita, dove vivo e opero in politica da oltre 35 anni. La Svolta nasce da un'esigenza, nasce prima di tutto dall'incontro di tante persone che hanno sottoscritto un programma di rinnovamento e di rilancio di questo nostro comune. Un comune che è baricentro in questo comprensorio tra Curing e Maida e che quindi deve svolgere un ruolo da cerniera, di collante tra tutti questi comuni. La Svolta vuole dire questo: cambiare proprio modo di interpretare la politica a livello amministrativo, dando slancio e capacità a quelle che sono le potenzialità che questo nostro comune esprime, per esempio a quelle che sono le potenzialità endogene. Mi riferisco in modo particolare alla peculiarità che abbiamo a livello agricolo. Abbiamo un settore olivicolo che è trainante a livello economico in questo nostro piccolo centro. L'altro aspetto è questo che è sotto gli occhi di tutti, che è il potenziale che abbiamo dell'edilizia privata, che è mal sfruttata e che quindi va in un certo senso rimodulata e rilanciata sul mercato a livello economico, per uno sviluppo economico e anche occupazionale di questo nostro piccolo centro. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, a chi evidentemente è più giovane forse non ricorda, che tu sei stato già sindaco di questo grande centro. Sì, ho avuto la precedente esperienza dall'85 al 90, dove c'era un accordo di natura partitica tra il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana, con l'alternanza di 2 anni e mezzo a sindaco con il professore Pietro Gullo. È stata un'esperienza positiva, di grande impegno, la mia prima esperienza, dove è stata coniata l'entusiasmo giovanile con una mole di lavoro enorme. E quelle che è stato fatto in quegli anni è sotto gli occhi di tutti: grandi opere pubbliche, grande impegno, grande cambiamento e un altro volto a livello paesaggistico, a livello ambientale, a livello di arredo urbano. E da allora diciamo che quello che abbiamo lasciato è ancora sotto gli occhi di tutti. Vogliamo dire ai nostri, ai tuoi concittadini, perché il 6-7 giugno devono votare Pietro Butame? Ma votano Pietro Butame non la mia persona, votano la lista nell'insieme. Noi abbiamo composto una lista che è un mix di giovani, che sono giovani di emergenti di questa nostra comunità, tanti professionisti, e che hanno la voglia di lavorare e hanno la voglia di dare molto a questo paese. E vecchie esperienze amministrative come me e altre persone che abbiamo messo in discussione questa nostra presenza proprio perché memori di queste che sono state anche le esperienze passate di alcune amministrazioni, di questo fermo che c'è a livello amministrativo del nostro paese, abbiamo detto è l'ora di cambiare rotta, di metterci ancora in gioco, e questa è una cosa che mi entusiasma. Se da una parte, voglio dire, con molto orgoglio mi trovo a guidare questa lista, dall'altra mi entusiasma molto. E la sfida che io lancio a questi giovani che sono presenti nella lista che io mi onoro di guidare è quella della sfida sulle idee, sull'innovazione, sui programmi, sul cambiamento, e io mi metto a pari livello di loro, proprio per dire, dare una spinta in più a quella che sarà l'attività amministrativa per San Pietro e Maida. Se io posso ricordare un qualcosa, negli anni 85-86 io personalmente organizzai una manifestazione che si chiamava Comuni Insieme, alla quale partecipò il sindaco appunto di San Pietro a Maida, che allora era Pietro Butame, con la sua squadra di atleti di San Pietro a Maida. Il mio augurio vuole essere che quest'anno si possa ripetere quell'esperienza di tanti anni fa con la squadra di San Pietro a Maida, con in testa il sindaco Pietro Butame. Sicuramente saranno solo questi il nostro impegno, perché noi ci teniamo molto a rivitalizzare un po' quello che è l'ambiente di questo comune, rivitalizzare e rilanciare quello che è il ruolo a livello del tempo libero, dello sport, della cultura in modo particolare, e rientrano anche questo tipo di iniziative. Cioè, una delle priorità che noi diamo è quello di creare un consorzio di comuni, proprio per dare slancio e forza a quelli che saranno i programmi di sviluppo a livello intercomunale. Questa è la nostra idea, quindi anche su questo si inserisce quelle che sono le attività a livello sportivo,
queste iniziative che tu hai citato è una delle tante iniziative che sono state fatte in passato e che oggi si avverte ancora di più, perché la gente ha bisogno di dialogare, di confrontarsi, un confronto democratico, libero, scevro da quelli che possono essere i preconcetti di una volta, che potevano essere legati a questioni partitiche. Adesso non c'è più. L'amministrazione che io ho, l'amministrazione che mi auguro di guidare sarà proprio questa, sarà improntata sul confronto quotidiano, sul confronto reale con i cittadini, sarà un'amministrazione trasparente, aperta a quelli che saranno i suggerimenti e che verranno dai cittadini, dal cittadino comune, dal professionista, dalla scuola, in sinergia con quelle che sono le associazioni culturali presenti nella nostra comunità, con la Chiesa in particolare, proprio per rivitalizzare e dare incisività a quelle che saranno le attività amministrative. Un in bocca al lupo dal più profondo del cuore. Grazie, crepi il lupo. Adesso che siamo seduti qui, perché non mi racconti cosa non va per te? Perché non resti qui? Non hai tempo mai. Perché non ti fermi? Dimmi dove vai. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Non è così quello che avevo in testa, non ci puoi fare niente, la vita non si ferma, perché non pensi che ora che sei con me, sai che non ti ricordi, sai che non sai perché, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Guardami, non potrai mai trovare un altro come me. Sarai